Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. Apriamo con la guerra in Ucraina. In Piemonte accolte finora 9.794 persone, hanno offerto ospitalità a quasi 5.000 famiglie, oltre 1.600 i bambini a scuola, lo rende noto la regione che ha messo a punto un piano straordinario per l'accoglienza. Il Covid, partite le quarte dosi per i fragili, problemi con la piattaforma per spostare gli appuntamenti, ancora aperte le sedie ad accesso libero per chi non si è mai vaccinato, restano disponibili anche le farmacie. 33 persone a processo per l'andrangheta Volpiano, conclusa l'inchiesta Platinum eseguita dalla DIA di Torino e coordinata dal PM Valerio Longhi, a giudizio esponenti della famiglia Vazzana e anche un vigile. La peste suina, 104 i casi accertati, ancora fermi i lavori per la recinzione chiesta dalla Comunità Europea, in scadenza i divieti per l'outdoor, già da questo weekend revocati i limiti al turismo. Le imprese del commercio e del turismo di Torino contano molto sui grandi eventi in programma a maggio, oltre il 70% si aspetta un incremento dei ricavi, e quanto emerge dall'indagine trimestrale realizzata da Confcommercio Torino e Format Research. Il 1 maggio a Torino cresce l'allarme dei sindacati, un operaio su due fatica ad arrivare a fine mese, anche il sindaco e il vescovo sul palco, ma la CGIL bacchetta Lo Russo, basta usare i volontari. E chiudiamo con l'Eurovision Song Contest. Alle 10 riapre la biglietteria, riparte la corsa per assicurarsi un posto. Sarà possibile acquistare i biglietti per i 9 spettacoli che si svolgeranno dal 9 al 14 maggio al Palaolimpico. E chiudiamo con il calcio, Serie A, pareggio spettacolare per il Torino contro l'Atalanta per 4-4. È tutto, grazie per averci ascoltato. Parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.